Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Non vi nascondo la gioia e l'emozione di poter celebrare insieme a voi questo momento, questa Santa Messa. Domenica scorsa, prima di partire, durante la celebrazione eucaristica domenicale ad Andretta e a Mattinella, abbiamo pensato a voi e ci siamo dati un appuntamento sull'altare dell'Eucaristia. Quest'oggi infatti ad Andretta, mentre si celebrava la Messa, hanno pregato per noi. E io ho preso l'impegno di pregare per tutti i nostri amici che dall'altra parte dell'oceano ci pensano, ci vogliono bene e sono legati a questa comunità, che è una comunità andrettese, dentro di noi scorre lo stesso sangue. Approfitto anche per ringraziare Padre Marti per la sua ospitalità e per la sua accoglienza e tanti amici venuti dai paesi vicini, soprattutto da Galitri, che è anche il mio paese di origine. E allora all'inizio di questa celebrazione, mentre ci affidiamo al Signore, riconosciamo le nostre fragilità, le nostre paure, riconosciamo e affidiamo al Signore tutti quei momenti in cui il nostro cuore è rimasto chiuso, incapace di amare. E riconosciamoci allora peccatori, affidandoci alla misericordia del Signore. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia perché, da te sorretti e guidati, usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettura dal libro della Genesi. In quei giorni disse il Signore: il grido contro Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grande. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutti i mali di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere. Allora Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sentirai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, con Cristo siete stati sepolti nel battesimo. In Lui siete anche stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, quello che è risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri peccati e per l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i peccati, annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. Parola di Dio. Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni insegna ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Poi aggiunse: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quelli dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è chiusa e i miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi a darteli. Vi dico che se anche non si alzerà a dargli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene incorrono, almeno per la sua insistenza. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova,
e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? E noi abbiamo un papà, che siamo una famiglia. Ci insegni che possiamo aiutarci gli uni con gli altri, che possiamo imparare a convivere in maniera pacifica, condividendo quel poco che abbiamo. Non importa quanto, importa il cuore, lo dicevamo prima, perché da qui parte ciò che veramente ha valore. Chiediamo al Signore questa grazia, di poter conservare questo momento impresso nel nostro cuore e di poterlo trasmettere ai nostri figli, ai nostri cari, per poter essere persone che l'amore lo sanno testimoniare per la vita, al lavoro, a casa, a scuola, lì dove siamo chiamati a vivere, per essere persone che il Vangelo può portare dentro, non l'annunciano solo con la bocca. Il Signore ci benedica, benedica le nostre famiglie, benedica la nostra comunità e per l'intercessione di Maria, stella del mattino, la stella che annuncia il nuovo giorno, il Signore possa realizzare tutti i vostri sogni e possa portare speranza, soprattutto in chi sta attraversando un momento difficile come la malattia, come la perdita di una persona grave. Signore, abiti in mezzo a noi e ci faccia sentire uniti, ci faccia sentire la sua famiglia. Believe.